Presentata ufficialmente in Piazza del Popolo a San Severino Marche, l'edizione 2022 del ritorno del Gran Galà della Moda. L'evento si svolgerà il 27 di agosto a San Severino Marche, in questa meravigliosa cornice alle mie spalle, con ingresso gratuito. Saranno oltre 30 le aziende partecipanti incastrate nel settore di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo. Ma adesso sentiamo i protagonisti di questa kermesse. Enzo Mengoni, presidente Confartigianato Macerata. Dopo il successo di Ascoli, Confartigianato ritorna in una piazza maceratese, questa volta a San Severino. C'è grande attesa dei vostri associati per questo evento. Sì, effettivamente arriviamo dopo 5-6 anni di sosta, purtroppo per il terremoto. Riportiamo gli artigiani della moda, anche degli artistico, eccetera, sulla piazza. Diamo l'opportunità a questi artigiani di presentare i loro modelli, le loro creazioni, far vedere alla clientela le loro opere, e in modo tale da poter riprendere un po' questo mercato, questa cosa. Un indotto importante che serve per far crescere e per dare una mano. Esatto, per crescere, per farsi conoscere, magari anche per far vedere a certi artisti, perché dovete sapere che nella nostra associazione la grandi moda, le grandi firme stanno richiedendo tanti sarti, tanti operatori del settore moda, in modo tale per inserire le loro aziende, e non ci sono, i ragazzi non prendono questo mestiere. Invece ci piacerebbe che, se qualcuno fosse interessato e piacesse un po' la situazione, un po' la cosa, sarebbe l'ideale, perché potrebbe integrarsi in un mondo veramente interessante. Paolo Capponi, responsabile del comparto moda di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo, ancora una volta Confartigianato protagonista con le attività che rispondono presenti a questo tipo di iniziative. Sì, abbiamo anche qui 22 imprese, e sono 14 del fashion, e 4 orafi e degli accessoristi. E presenteremo collezioni primavera-estate e anticipazioni del primavera-estate 2023, e con caratteristiche di ecosostenibilità. Un argomento molto importante che sta a cuore anche alle nostre imprese artigiane. Considerate che negli ultimi 5 anni, su un sondaggio fatto dal Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni c'è un incremento del 50% delle persone che sono attente all'ecosostenibilità. Paolo Paoloni, assessore alle attività produttive. L'obiettivo di questa amministrazione era eventi in piazza, e andiamo anche con il mese di agosto con il Gran Galà della Moda, che è il ritorno, ma ormai già da diversi anni qui in piazza. Sì, è la chiusura del mese di agosto, ma che comunque confermiamo questa iniziativa, che sono ormai diversi anni che la stiamo portando qua a San Severino, e noi con onore ci siamo impegnati e ringraziamo chi ha continuato a proporcela e a portarla avanti, quindi lo facciamo con molto entusiasmo e molta passione. Una piazza che ha ospitato grandi eventi, lo continuerà anche per il mese di agosto e settembre, una piazza che è una cartolina bellissima della città. Sì, hai proprio ragione Marco, penso che la nostra piazza, una delle più belle d'Italia, possiamo dire tranquillamente, della Regione Marche, si presta benissimo a questo tipo di iniziative, e quindi siamo orgogliosi, abbiamo il piacere di portare più iniziative possibili, perché è il bello della nostra città e fa piacere a tutti i nostri cittadini, ma tutte le persone del territorio, quindi ben vengano tutti e ospitiamo tutti con molta molta passione. San Severino risponde sempre presente con questo evento moda, che da anni... Beh, per San Severino Marche il Gran Galà della Moda è molto importante, perché è una vetrina per la nostra piazza, per tutte le attività produttive che intervengono da tutta la regione, quindi dobbiamo ringraziare la Confartigianato che ci ha comprato Ascoli Piceno e San Severino Marche, le piazze più belle delle Marche. Noi ci teniamo a farla qui in piazza perché veramente è il nostro salotto buono dell'estivo. Sicuramente come le altre volte sarà un successo, perché tante persone sono intervenute anche per a volte per vedere, no, le aziende e per avere le opportunità lavorative.
quindi per noi è una grande manifestazione, ci teniamo molto, ci tengo in particolar modo anch'io come sindaco venendo da questo mondo, quindi anche l'ultima volta ho avuto opportunità di vedere aziende in cui magari potevano essere utile anche al mio lavoro al di fuori di essere sindaco, quindi è importantissimo per la città ha sempre risposto e che sia un grande successo.